Ragazzi, io non sto più nella pelle, ragazzi. Presumo, ve lo dico, che questo sarà l'ultimo video di questo canale. Ho contattato il mio avvocato, ho contattato anche degli amici nelle autorità e mi hanno detto: Gianni, lascia l'Italia. Io, ragazzi, non so che fare veramente, perché attraverso questo video vediamo come produrre 15 watt dal nulla. Il nulla che cos'è, ragazzi? È quello che ci circonda, cioè il magnetismo terrestre. Era così impensabile e assurdo, ma ragazzi, l'aveva detto Tesla, l'avevano detto tanti scienziati. Cos'è successo poi? Non voglio entrare in polemiche. Prima di spiegarvi che cos'è questo oggetto, da cosa è composto, non è facilissimo da realizzare, ma neanche difficilissimo. Ebbene, con questo captatore del magnetismo terrestre, così l'ho chiamato, ragazzi, cosa devo dire? Del resto intorno a noi lo sappiamo, fulmini che sviluppano megawatt, c'è un'elettrostaticità intorno a noi che è micidiale. Ragazzi, voglio... Non sto più nella pelle, ragazzi. Voglio solo farvi vedere che cosa succede se avvicino una lampada da 15 watt a questo strumento. Ok, ragazzi, allora, man mano che l'avviciniamo, lei acquisisce più potenza e arriva a una massima potenza, ovvero alla massima accensione, di 15 watt, ragazzi. Non è poco. Ragazzi, non c'è nessun cavo né niente. Poi comunque vi spiego tutto nei dettagli avvicinando la telecamera. Allora, quando avviciniamo all'interno di queste due antenne, succede questo, ragazzi. Primo step, l'avvicinamento, vedete? Secondo step, se avvicino di più. Terzo step, ragazzi, è incredibile, ve lo faccio rivedere. Allora, quando avvicino una certa porzione, vicino, vicino, e rimane lì, ragazzi, io sono qui, sono fermo all'interno e questo sta producendo i 15 watt che servono per accendere questa luce a LED. Ragazzi, è una cosa che mi lascia senza parole. Adesso io avvicino la telecamera e vi spiego, ragazzi, qui è tutto gratuito, voglio dirvi come si fa. Poi devo riflettere cosa dovrò fare io. Avvicino la telecamera, ragazzi, e vedete che cosa sono andato a combinare. Vabbè, ragazzi, non ho parole. Eccoci qua, ragazzi, questa è una ruota di ottone, ok? Fatta al tornio. Poi ho fatto dei fori da 20 mm, dentro ci sono magneti al neodimio. Questa è una ruota che io realizzavo quando ero giovane per produrre il cosiddetto riscaldatore magnetico. Facendo girare questa ruota ad alta velocità, ebbene, che cosa succede? Che se gli avviciniamo del rame, noi andiamo a riscaldare il rame, quindi se gli facciamo poi passare l'acqua, possiamo fare un riscaldatore magnetico. Ragazzi, poi lo farò su questo video, giusto per gli appassionati su questo canale, scusate, ma prima però devo andare ad analizzare se sarà ancora attivo questo canale. Ragazzi, ho messo vedete, qui ci sono queste antenne, ci sono delle alette di raffreddamento, e poi ragazzi c'è un altoparlantino, lo vedete qua? Questo ha una funzione fondamentale. Qui ho fatto un avvolgimento con questo filo sia qui che qua, perché dopo vi spiego qual è la sua funzione. Qua c'è un potenziometro e questo è l'aspetto difficile, ragazzi. Questo, vediamo se riesco a avvicinare di più la telecamera. Questo potenziometro deve essere tarato in una maniera perfetta per funzionare. Vedete, ha una resistenza là in alto, c'è un diodo che serve non ad accendersi, ha una funzione. Insomma, ragazzi, sono tutte cose che adesso torniamo in posizione e vi voglio spiegare nei dettagli. Ragazzi, è una cosa spettacolare. Vi faccio vedere ancora la lampada che sto utilizzando. Praticamente io, se avvicino, scusate che intanto devo anche gestire la telecamera, se avvicino la lampada a questa antenna, chiamiamola così, non so neanche come chiamarla, lei inizia ad accendersi e più l'avvicino, più prende intensità e quando allontano si spegne. Ragazzi, io adesso voglio spiegarvi tutto e poi vediamo che fare.
Io ragazzi vorrei essere lì adesso con voi a vedere le vostre facce che state dicendo no, non ci posso credere, avevo ragione. Allora vedi che esiste il moto perpetuo, vedi che esiste la free energy. Ragazzi, io ho contattato due colleghi di alto livello e ho detto ragazzi venite qua, uno è partito da lontano, sono venuti, vi dico le loro affermazioni letterali. Il primo ha detto Gianni, non ci posso credere. Ha voluto vedere se c'erano cavi nascosti, se c'erano batterie nascoste. Il secondo, sapete cosa mi ha detto? Gianni, fai bene a fare questo video, perché così ancora una volta, come hai già fatto in passato, evidenzi a tutti affinché gli salvi il portafoglio, affinché non li fai prendere in giro dai truffatori che ci sono, che il moto perpetuo non esiste e la free energy non esiste. E questo è tutto un fake montato per farvi ancora una volta questo video dove vi voglio dire, ragazzi, ma per il vostro bene, che tutti coloro che vi vogliono vendere il macchinario, il generatore gratuito, quello che inizio a girare io e poi gira per sempre, lo avvio con un motore elettrico, guardate sotto non c'è niente, ebbene sono tutti trick, sono tutte truffe. Ragazzi, come si accende questa lampadina? Ma è molto semplice. Questo innanzitutto gliel'ho attaccato io con la colla, ragazzi. Colla a caldo, ma cioè, non c'è niente. È attaccato con la colla. E questa è, non è nient'altro che una lampada a sensore. Tic 1, tic 2, tic 3. E spegni. Cosa ho fatto? Quando vi ho fatto vedere, col mignolo, vedete, l'attivavo. 1. 2, 3, ragazzi, non fatevi truffare di questi, un altoparlante. L'unica cosa vera, attenzione qua, l'unica cosa vera e bella è questa ruota al neodimio che avevo fatto per fare il riscaldatore magnetico, quello che ben conoscete perché non l'ho inventato io questo, Però mi sono divertito anche con questo. Poi lo farò per coloro che sul canale amano anche questo tipo di sperimentazioni. Ma anche questo non è moto perpetuo. L'energia che utilizzerò per far girare questo scalderà l'acqua, scalderò un boiler, ma ho consumato tutta l'energia superiore a quella che riceverò in quantità termica. E quindi è meglio un boiler normale, meglio un boiler a pompa di calore come quello che ho installato qua nel mio laboratorio e di cui vi farò vedere tutta l'installazione, il montaggio e quant'altro. Ora ragazzi, un altoparlante, una ventolina, un tubetto di rame, due dissipatori attaccati insieme e questa genialità bellissima dell'antenna. Ragazzi, vi piace? Ebbene, sono tutti fake, sono tutte informazioni false. Non esiste la possibilità di prelevare dall'atmosfera energia gratuita che possa alimentare in maniera costante i nostri impianti, ovvero la nostra casa. C'è tanta energia sulla Terra, ragazzi, lo vedete attraverso, l'ho menzionato prima, i fulmini, l'elettrostaticità, ma anche le maree, il vento, il sole stesso. Queste sono le energie che noi utilizziamo. Ma dobbiamo fare fatica per prenderle, non sono gratuite. Perché ho fatto questo video ed è breve, ragazzi? Perché voglio ancora una volta che non vi facciate ingannare dalle fake news, dalle finte tecnologie, da coloro che senza scrupoli vi vogliono vendere macchinari costosissimi. Ma Gianni, l'ho visto che non c'era niente sopra sotto, alcuni usano dei sottilissimi fili invisibili quando hanno centrato le luci e le telecamere, questi alimentano i prodotti. Altri hanno delle batterie al litio potenti, anche le flat, quelle piatte, messe sotto. Quando inizio, accendo, faccio e disfo, attivatori magnetici, non c'è nulla di reale. Questo è un video culturale che serve proprio a smantellare, a smentire tutte queste persone che sono veramente decine e decine nel mondo, fanno visualizzazioni, vendono prodotti. Ebbene ragazzi, vi do un consiglio, dopodiché chiudiamo questo video. Quando vedete free energy gratuito 5000 watt con un coso così, non dategli neanche la soddisfazione di cliccare, ma sfogliate YouTube e andate sui video culturali che vi possono dare istruzione, che vi possono dare cultura, che vi possono far realizzare impianti veri, reali, che si possono toccare con mano e possono alimentare le vostre case. Ragazzi, questo video è breve, incisivo
come al solito, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video vero. Buona serata.